Don't know what I'm doing with my hair. Hola bestiole! Oggi sono tornata con un video che avevo promesso un po' di tempo fa ed è un video che riguarda per l'appunto le mie principali paure. Eravate tutti molto curiosi di saperle, ho provato a fare una lista e sicuramente ne ho dimenticate a metà, perché come al solito quando fai le liste ti ricordi le principali, quindi probabilmente mi verrà in mente quella principale che ho quando me ne sarò, avrò finito di registrare il video. Questo è un cappello. E la luce gialla mi fa proprio schifo. Oddio, non vedo niente. Sapete quando guardate il sole, tipo c'è tutta la roba... Beh, ok. Allora, la mia prima paura è la paura della mediocrità e dell'essere considerata mediocre e di non avere talento. Ho lottato tutta la vita per essere speciale, per distinguermi, per non essere rimpiazzabile, per essere particolare, per valere qualcosa. E ho la convinzione profonda, e che è un problema per me, che per valere qualcosa io debba essere speciale. Non posso essere mediocre. La mediocrità è quanto di più terrificante ci sia. Cioè, io ho il terrore di... Per ora è solo un dubbio costante con la testa, ma ho il terrore di svegliarmi un giorno e realizzare di essere completamente, semplicemente mediocre. Di aver fatto una vita mediocre, che farò una vita mediocre, semplicemente che sarò mediocre. E la cosa mi terrorizza. È il terrore che gli altri mi considerino mediocre allo stesso tempo. Cioè non è soltanto che me stessa, che io consideri me stessa mediocre, quanto che anche gli altri mi considerino mediocri. Ed è una cosa... che non posso sopportare. Io non mi sento di essere mediocre, non mi sento di voler essere mediocre, ma ne sono terrorizzata. Terrorizzata. L'idea della mediocrità è una cosa che mi spaventa proprio nel profondo, mi svuota proprio l'idea di essere mediocre. La seconda paura che ho è la paura di ammalarmi. Lo sapete già, ve ne ho già parlato, ma era comunque per metterla là fuori, per riassumere. Ho il terrore di avere qualsiasi malattia e di avere qualcosa di grave che non scoprirò in tempo e che mi porterà a soffrire moltissimo e a morire. Che è stupidissimo, molto irrazionale, perché razionalmente mi rendo conto di quanto sia piuttosto improbabile, ma è per questo che per l'appunto se io non vi sto vicino quando avete raffreddore, se non bevo dalla vostra stessa bottiglia o non mangio la vostra stessa porchetta, se quando starnutite vi sto lontano, se mi dite che avete mal di testa mi irrigidisco. Mi dispiace, non lo faccio apposta, ma sono veramente terrorizzata dall'idea di ammalarmi. Questa è anche una delle ragioni per le quali non appena ho un sintomo di qualsiasi tipo vado nel panico, perché penso di avere un problema grave. Questa viene chiamata ipocondria e sì, lo so che suona incredibilmente ridicolo e stupido, però veramente non posso farci niente. I miei amici e i miei genitori si sono abituati che io reagisco così a questa cosa. Forse perché sono stata tanto male in passato. Sì, insomma, mi è venuto da vomitare costantemente per 2 anni. Una mia amica mi aveva detto, questo è ancora alle elementari, che suo nonno era morto di cancro allo stomaco qualche giorno prima perché i medici l'avevano scoperto troppo tardi. Quindi è una delle ragioni per le quali io non mi fido assolutamente dei medici. Io ho il terrore dei medici, degli ospedali, delle malattie, dei germi e di tutto quel genere di cose là. È molto 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 radicata in me, faccio molto 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 fatica da questo punto di vista. Sto cercando di migliorare, di essere più razionale, ma vi giuro che faccio una fatica boia. La mia terza paura principale è tornare a stare come stavo prima, ovvero come stavo quando ero al picco della mia ansia, come lo ero in terza e quarta superiore e come lo sono stata 2 estati fa. Ogni tanto mi capita di nuovo un episodio e vado nel panico perché penso di stare tornando indietro a come stavo prima, e siccome è una delle... sono i periodi peggiori della mia intera esistenza, ho sempre paura di ricaderci, ogni volta che sento che potrei starci tornando io vado nel panico. La quarta mia paura principale è non avere abbastanza soldi per fare le cose, nel senso che io sono cresciuta in una famiglia di 5 persone, una famiglia con un reddito assolutamente normale e quindi con i propri mutui, i propri debiti e le proprie cose, e sono cresciuta in un'idea di una famiglia sempre indebitata e, essendo in tanti, di dover stare molto attenti ai soldi e non ce ne sono mai abbastanza, come nella maggior parte delle famiglie italiane, nonostante comunque la mia sia una buona famiglia. Ora che appunto guadagno dei soldi miei, io ho questa cosa radicatissima che sarò sempre senza soldi, e proprio per questo ho il terrore di fare una grande spesa, magari nonostante io abbia i soldi e mi serva quella spesa, perché ho troppa paura di dover stare senza. Che è un'altra paura incredibilmente stupida, madonna, ora che le dico ad alta voce sembrano incredibilmente delle stronzate. O incredibilmente ovvie, però lo stesso. Forse sono le paure degli adulti, questi, oltretutto. La paura di non fare niente della mia vita. La paura di finire a fare... questo si collega alla mediocrità. Ho paura di finire a fare qualcosa di incredibilmente stupido, che non mi piace.
di essere uno dei tanti, che non sia così stupido dire di aver paura di essere uno dei tanti, perché ovviamente sarai uno dei tanti nella maggior parte dei casi, perché quanti cazzo siamo al mondo e quanta gente è che non è uno dei tanti, ma allo stesso tempo non siamo uno dei tanti perché per le vite che abbiamo toccato non siamo uno dei tanti, ma oppure di non far niente della mia vita. Io guardo le mie sorelle e vedo quanto sono talentuose, quanto sono brave, a volte mi sento veramente di stare facendo un sacco di cose, ma concludendo nulla. È stupido forse. Un'altra mia paura è la paura di non piacere alla gente, che anche questa è incredibilmente stupida. Se ci pensiamo, tutte le paure sono stupide da un certo punto di vista. Razionalmente sono stupide, però inconsciamente non lo sono. Ho paura di non piacere alla gente perché non sono mai stata una persona facilmente piacciabile. Forse perché sono strana, ma tra i miei coetanei non ero incredibilmente apprezzata. Non lo sono mai stata. E facevo sempre molta fatica a inserirmi nei gruppi. E semplicemente mi piacevano cose che le altre persone non piacevano. Avevo un modo di fare un po' eccentrico che alle persone non piaceva. Semplicemente non seguivo la moda, o forse era il mio carattere, non lo so. Però adesso ho sempre paura di non valere, di non essere speciale, di non piacere alla gente. Perché sono convinta che piacere a qualcuno deve essere speciale. Ma speciale in che senso? Non ci sono ancora venuta a capo, è complicato, perché il mondo è difficile, vabbè. In ogni caso, sì, è una cosa un po' stupida, nel senso che poi è impossibile piacere a tutti. È completamente impossibile. E l'ho accettata come cosa. Ci ho messo tanto tempo, inizialmente era una delle ragioni, una delle cose che mi creava più ansia. Che come fai a vivere in un'idea di dover piacere a tutti assolutamente, costantemente, altrimenti, oh mio Dio, ovvio che ti viene ansia. Lo so, ho sempre paura di essere di troppo. Un po' una cosa che ho. Ho paura, questa è una paura un po' strana, ma ho paura di non essere in autonoma a muovermi. Una delle ragioni per le quali io faccio fatica a uscire quando sono a casa in Italia è che io non ho la patente, perché non l'ho fatta essendomi mossa direttamente in Inghilterra. Quindi non sono indipendente. E io, avendo sempre il terrore di poter stare male, di avere una crisi o qualcosa, ho bisogno di sapere che posso tranquillamente prendere qualsiasi cosa e andare a casa se ho bisogno. Che è una cosa che a Londra per me è possibile, perché c'è sempre un mezzo che può portarmi a casa. In Italia no, e io non ho la patente, e se esco sono obbligata a stare a quello che fanno gli altri, perché chiaramente non è giusto e non mi sentirei nemmeno di chiedere a una persona di aggiustare le proprie tempistiche rispetto a me. Non è giusto. Il fatto di non poter essere autonoma a muovermi, di non poter dire torno a casa, di non poter andare io dove voglio, se non sto bene non posso andare via, è una cosa che mi spaventa e mi crea un sacco di ansia. Ora che ci penso, sto dicendo un sacco di cose che mi creano ansia e paura, ansia e paura sono parecchio sia nel suo video. Una delle mie più grandi paure, l'ultima che dirò, è di tornare in Italia, di riprendere la vita in Italia, perché io non ci vedo assolutamente nulla per me, la vedo come un enorme sconfitto tornare in Italia. E se mai dovrò tornare in Italia, qualsiasi fosse la ragione, per me sarà un'enorme sconfitta. A meno che non siano circostanze fondamentali tipo vi fanno papa, la prima papessa. Papa. Questo era il video sulle mie paure bestiole e mi interesserebbe moltissimo sapere quali sono le vostre. In realtà, magari se avete anche voi qualcosa di simile alle mie, così mi sento meno stupida. No, mi sentirei stupida lo stesso, ma comunque grazie mille per avermi seguito oggi. Mi dispiace per la luce un po' gialla che mi sta proprio sul cazzo, ma la luce fuori è sparita da un pezzo ormai. Sono stata tutta oggi a fare un servizio fotografico e sono andata a far parte di un programma per una grande rete televisiva britannica, in cui non si sa bene cosa mi faranno fare alla fine. E ci vediamo nel prossimo video. È stato bellissimo vedervi, vi auguro di nuovo un buon anno, anche se ormai è già gennaio inoltrato. Spero che vi sia piaciuto l'ultimo video del cortometraggio che ho fatto, è quello della depressione. Spero a breve di riuscire a far uscire gli altri due su cui ho lavorato, che sono più cortometraggi. Sono tanto contenta di avervi tutti quanti, non so perché sono particolarmente coccolosa oggi. Ci vediamo al prossimo video. Hola bestiole, questo video è un video in cui mi lamenterò profondamente della mia esistenza, della mia inettitudine all'esistenza.